Continua con risultati concreti il grande sforzo compiuto dai carabinieri della Compagnia di Carbone avvolto a contrastare un lieve aumento dei furti. In particolare nella serata di ieri a conclusione di alcuni accertamenti investigativi militari della stazione locale hanno sequestrato 100 metri di cavo di rame per tracciati ferroviari. Quel materiale si trovava occultato dietro a un cespuglio in via d'annunzio in prossimità del campo nomadi di Sirai ed è risultato essere provento di un furto del. Denunciato presso la stessa stazione nella giornata precedente. È stato quindi immediatamente riconsegnato, previo riconoscimento, alla parte lesa. Sempre nella serata di ieri, a conclusione di una breve indagine, i carabinieri della stessa stazione hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un 45enne di San Giovanni Suergiu e una 37enne di Carbonia, ben conosciuti dalle forze dell'ordine. I due sono indiziati del furto perpetrato il 18 gennaio scorso ai danni di un negozio di frutta e verdura di Via Satta. Sono stati riconosciuti dai carabinieri che hanno visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza. Trattandosi di persone molto note ai militari dell'Arma con i quali avevano in precedenza avuto a che fare, non è stato difficile riuscire a identificarli. Ancora nel corso della stessa impegnativa serata, a compimento di un'altra breve indagine, i carabinieri di Carbonia hanno tratto in arresto un 19enne residente nello stesso luogo, disoccupato con precedenti denunce a carico, indiziato dei reati di tentato furto in abitazione e resistenza pubblico ufficiale. Intorno alle 22, infatti, il giovane è stato sorpreso mentre con un asse di legno da ponteggio usato come ariete, Tentava l'effrazione del portoncino di ingresso di un'abitazione in piazza Primo Maggio di proprietà di una 62enne. Alla vista dei militari, il giovane si è dato a precipitosa fuga, ma dopo essere stato rincorso, raggiunto e fermato, ha tentato di divincolarsi, esercitando violenza nei confronti dei militari. È stato infine bloccato e ammanettato. Il ragazzo è stato portato presso la propria abitazione, dove sconterà gli arresti domiciliari in attesa del processo.